Ciao ragazzi, sono contentissima di fare questo video, non voglio che sia lungo ed eterno, perciò passiamo subito al dunque. Che cos'è questo video? È un video tag che non ha mai fatto nessuno. Perché? Perché è un video tag made in EduTube Italia. Che cos'è EduTube Italia? EduTube Italia non è nient'altro che la community italiana che raccoglie tutti i canali YouTube italiani cosiddetti educational, cioè canali che insegnano qualcosa, ma non nel senso strettamente didattico del termine. Passiamo alle domande di questo EduTag, che sono semplici e sono 6. Allora, prima domanda: che studi hai fatto e come andavi a scuola? Già la prima domanda è difficilissima, no? Scherzo. Allora, che studi ho fatto? Come tutti i bambini ho frequentato la scuola materna, le scuole elementari, la scuola media, poi ho frequentato e mi sono diplomata al liceo classico e dopo 2 anni di giurisprudenza sono scappata e alla fine mi sono laureata in scienze della comunicazione, laurea triennale. Come andavo a scuola? Direi bene, in linea generale bene, sicuramente sono sempre stata più portata per alcune materie piuttosto che per altre. Non sono mai stata bocciata, al liceo ho avuto i primi 2 anni debito in matematica e in latino, ma poi ho recuperato tutti i debiti e alla fine sono andata bene. Domanda numero 2. Quali erano le tue materie preferite? Allora, parlando in generale, quindi dalle scuole elementari fino al liceo, le mie materie preferite sono sempre state le materie umanistiche, in particolar modo l'italiano, ma va? Terza domanda. Com'è nata l'idea del tuo canale YouTube? Il mio canale YouTube è nato perché volevo dare semplicemente una mano nel ripasso e nello studio della grammatica italiana. Il canale poi si è ampliato perché ho visto che il seguito stava arrivando più dagli stranieri studenti di italiano piuttosto che dagli italiani stessi che volevano ripassare la grammatica, e quindi dalla grammatica nel dettaglio è passato poi a proporre video anche di lingua italiana, quindi video un po' più generali sulla lingua italiana. Domanda numero 4. Perché hai scelto di condividere le tue conoscenze o passioni o altro su YouTube? Ho scelto di condividere le mie conoscenze, tra virgolette, ma direi più che altro nel mio caso la mia passione per la grammatica italiana su YouTube, perché una delle cose che per me è sempre stata molto importante e mi ha sempre dato tanta soddisfazione è rendermi utile per gli altri. Siccome ho visto, perché ho 2 fratelli più piccoli, ma ho visto in generale che la grammatica a scuola, specialmente alle scuole medie, in tante scuole perlomeno non è trattata proprio come si dovrebbe, ho pensato che qualche spiegazione in più, che qualche video pillola in più potesse essere d'aiuto sia ai giovanissimi studenti e potesse anche incuriosire degli adulti, perché no? Domanda numero 5. Cosa ne pensi dei canali educational su YouTube? YouTube non è solamente intrattenimento, non è solamente cover musicali, non è solamente tutorial di make-up o insomma tutti quei video che vanno più di moda. YouTube è anche educational e ci sono nel mondo e anche in Italia tanti canali dedicati all'insegnamento. Penso che i canali educational siano molto utili, molto importanti e possano veramente fare la differenza nella crescita e nella formazione di una persona. Domanda numero 6, che sarebbe anche l'ultima domanda tematica, diciamo così. Segui qualche canale edu? Se sì, quali? Sì, attualmente seguo diversi canali educational su YouTube, specialmente da quando è nato questo progetto. Mi sono appassionata ancora di più ad alcuni canali. Ve ne cito alcuni. Seguo Giorgio Taverniti, Anna di Tutto su YouTube, Science for Fun, anche se io per le materie scientifiche non sono per niente portata, quindi a volte più che seguire cerco di seguire, di capire ciò di cui parlano i canali di scienza, Adrian di Link for Universe, Agape Bijou che insegna a creare dei gioielli handmade, Rick Dufer che parla di filosofia, ho visto anche diversi video di Antonio Taibure che parla di storia nel suo canale Historical Eye, e quindi tanti altri canali educational. Se dovessi elencarli tutti ci metterei tantissimo tempo. È arrivato il momento dell'ultima domanda, tra virgolette.
che mi chiede di taggare altri canali YouTube. Allora, io per questo video tag, l'EduTag, ho deciso di taggare Lia con il suo canale Agape Bijou, Cinzia col suo canale Cinzix e Lia di, momento che è difficilissimo, Less Than 3 Math e Silvia Oleander The Whale. Spero che queste persone portino avanti nel migliore dei modi la catena. Io sono stata la prima a fare il video tag, quindi ho dovuto rompere il ghiaccio, è stato difficilissimo. Sud, veramente sono emozionata, vi mando un grande bacio, vi ringrazio per aver visto questo video e mi raccomando, fate tanta buona pubblicità al progetto EduTube Italia.